Sale l'offerta di lavoro, il governo non estenderà il furlough scheme. Tra le notizie positive c'è il forte aumento dell'offerta di lavoro, alcune aziende hanno iniziato a cercare personale. Questi sono i dati secondo le principali piattaforme di offerta lavoro. Prego il servizio. Come dichiarato dal Premier Johnson al Brexit Committee parlamentare un paio di settimane fa, è probabile che il governo non estenderà il furlough scheme oltre la sua scadenza di fine aprile. Secondo gli esperti, infatti, l'offerta di lavoro sta salendo a ritmi molto alti e gli annunci di nuovi posti sono tantissimi, a quanto riferisce Lee Beggins, fondatore di Civil Library, una delle piattaforme di ricerca di lavoro più note. Gli annunci sarebbero aumentati di più del 90% rispetto alla prima settimana di lockdown, dichiarano gli esperti, e non ci sarebbe il timore che la fine del furlough possa incidere sul bisogno di manodopera da parte delle aziende. Rimane la preoccupazione da parte di alcuni economisti che le aziende non riescano a riprendersi velocemente alla riapertura e che abbiano ancora bisogno del furlough per riuscire a compensare le perdite e avere la liquidità necessaria per investire. La speranza è che abbia ragione quella maggioranza di economisti che non vede la necessità di un'estensione del furlough proprio in base ai dati che vedono il lavoro in ripresa. I disoccupati in cerca di lavoro sarebbero dunque per vedere la fine del tunnel, anche se le notizie sulla pandemia per il momento non sarebbero così confortanti. Il governo potrebbe estendere il lockdown, ma ha fiducia nel programma di vaccinazione per uscire presto dalla crisi. A metà febbraio, Johnson spera di centrare l'obiettivo di 13 milioni di vaccinati e di allentare le restrizioni anche se dovesse proseguire il lockdown facendo tornare così al lavoro migliaia di persone. Il cancelliere Sunak non lascerà però sole le piccole e medie aziende e starebbe programmando al posto del furlough uno schema di aiuti meno generosi ma comunque diretti alle companies. Le aziende da parte loro chiedono una roadmap certa con scadenze precise, lamentando il piccolo preavviso con il quale Sunak aveva annunciato la scorsa estensione del furlough, che ha impedito scelte ponderate sui licenziamenti e le conferme dei dipendenti. Scarica l'applicazione di Tele Londra. È gratuita e rimani connesso con il mondo italiano in UK. Ricevi le informazioni per gli italiani in UK tutti i giorni. Se anche tu vuoi fare pubblicità su Tele Londra, scrivici a info@telelondra.uk o contattaci al numero 07 43 21 99 430.